Ben ritrovati a una nuova puntata di 4 chiacchiere con. Oggi siamo qui allo scaricatore di Castellamonte con Claudio Betaz, fino a giovedì consigliere comunale delegato alla cultura, ma non siamo qua per parlare di quello che è accaduto nell'ambito dell'amministrazione comunale, ma per parlare della mostra della ceramica, perché tu Claudio hai sempre curato la mostra della ceramica in queste edizioni del mandato. E quest'anno purtroppo non si è potuta fare, non si sarebbe fatta comunque, anche se l'amministrazione Mazza fosse andata avanti, per via del Covid. Però qualche idea ce l'avevi? Sì, diciamo che quest'anno era una ricorrenza importante per la mostra della ceramica di Castellamonte. Siamo infatti giunti alla 60ª edizione, ininterrottamente dal 1961. Avevamo progettato un'edizione ampia e in grande stile a inizio anno, prima dell'emergenza sanitaria. L'amministrazione tutta aveva supportato questa scelta, la scelta di rimarcare l'importanza di questo evento per Castellamonte e per il territorio tutto, un evento che poteva fare da traino a un turismo territoriale. A livello economico, l'amministrazione prima dell'emergenza aveva deciso di stanziare 50.000 euro di fondi propri, ai quali si sarebbero aggiunte le donazioni e i contributi dei privati e delle fondazioni tramite bandi a cui il Comune ha sempre partecipato. Il progetto era... La curatela del progetto era stata affidata nuovamente al professor Giuseppe Bertero. Si andava verso una mostra con tre sezioni distinte. Innanzitutto il grande ritorno della rotonda antonelliana, quel che rimane del grandioso progetto che l'architetto Antonelli aveva proposto nell'Ottocento per realizzare una nuova chiesa castellamontese, e di cui oggi rimangono le maestose pareti davanti alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Nelle edizioni d'oro della mostra questo spazio era sempre stato utilizzato per valorizzare l'eccellenza castellamontese della ceramica. Ci piaceva l'idea di ritornare a utilizzare questo spazio ampio, coinvolgendo i ceramisti castellamontesi che avevamo contattato e a cui avevamo proposto di realizzare opere di dimensioni considerevoli. Parecchi avevano accettato e lo spazio della mostra sarebbe diventato, lo spazio della rotonda sarebbe diventata una vetrina per chiunque si fosse avvicinato alla città di Castellamonte nel periodo della mostra, che doveva svolgersi dal 22 agosto fino a metà settembre. Una seconda sezione riguardava la terza edizione del concorso internazionale. Abbiamo già proposto questa formula negli anni passati come formula trainante della mostra. Questo ha permesso al nome di Castellamonte di circolare in ambienti italiani ma anche esteri. Sono arrivate a Castellamonte numerosissime adesioni, tanto che nelle passate edizioni non abbiamo neanche potuto accettarle tutte per problemi di spazio. Quest'anno la terza edizione sarebbe stata rivolta di nuovo ad artisti e artigiani della ceramica di tutto il mondo, e eravamo convinti che questa strada potesse continuare a valorizzare il nome di Castellamonte. All'interno invece degli spazi comunali del vecchio municipio, Palazzo Botton, che è costituendo Museo della Ceramica, l'amministrazione e il curatore si erano adoperati per portare una piccola collezione di opere in ceramica realizzate niente meno che dall'artista Pablo Picasso, che tutti noi conosciamo per i suoi quadri e per le sue opere di pittura. Meno conosciute, ma non meno importanti, sono le sue creazioni in ceramica, perché Picasso era un artista tutto tondo, e avevamo già preso contatti con i musei italiani che posseggono alcune opere del maestro e alcune fondazioni private. I musei erano a Faenza, al Bissola Marina e alcune collezionisti privati lombardi.
Tutto questo progetto, che era in fase di ultimazione e definizione all'inizio del 2020, è stato abbandonato nel momento in cui è sopravvenuta l'emergenza legata al Covid-19. Innanzitutto perché non sembrava rispettoso nei confronti di una popolazione castellammontese e di categorie che tanto hanno sofferto la crisi sanitaria prima ed economica tutt'oggi, investire così tanto denaro pubblico in un solo evento. Come amministrazione si era pensato di ridurre questa mostra e stanziando 15.000 euro che di fondi propri comunali, ai quali di nuovo si sarebbero aggiunti tramite partecipazione ai bandi i contributi delle fondazioni e dei privati. Il concorso internazionale, la parte relativa al concorso internazionale è stata la prima a essere sacrificata, a ragion veduta, perché durante in periodo di chiusura diventava ormai estremamente complicato far viaggiare persone e merci, raggiungere realtà troppo lontane dal territorio. Riducendo il budget della mostra abbiamo poi dovuto anche sacrificare, ai noi, la parte relativa alle opere di Picasso, perché essendo opere estremamente pregiate avevano un costo di trasporto, di assicurazione e di sorveglianza molto più elevato rispetto alle altre. Avevamo anche assieme al curatore predisposto un secondo progetto, il progetto ridotto, che però ritengo fosse importante, perché la mostra della ceramica, che non è mai stata interrotta in questi 60 anni, è sempre stato un evento che ha portato a Castellamonte molti appassionati e molti curiosi di ceramica, ed è un'occasione, l'occasione più importante, io credo, per il comune castellamontese di valorizzarsi e di valorizzare le sue eccellenze. Una mostra fatta nella Rotonda Antonelliana, dando rilievo agli artisti locali, sarebbe potuta andare in quella direzione, perché avrebbe messo in mostra le eccellenze del comune, pur rispettando tutte le normative stringenti e doverose anti-Covid, perché si sarebbe svolta in spazi aperti e avrebbe potuto permettere di mantenere le distanze. Vero è che da qui a settembre le normative e le emergenze possono cambiare, ma ero confidente che questo sarebbe potuto accadere. Sì, la mostra della ceramica oltretutto ha subito una bella evoluzione nel tempo, comunque proprio aprendosi agli stati esteri con il concorso internazionale. Sì, nell'attività amministrativa degli ultimi 3 anni abbiamo cercato di espandere il più possibile la partecipazione alla mostra della ceramica. Questo per noi significava far conoscere Castellamonte in tutte le realtà di eccellenze ceramiche. Come ho già avuto occasione di dire, Castellamonte fa parte dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, l'AICC, che è una rete di comuni, il cui capofila è Faenza, che hanno una tradizione di lavorazione ceramica e di eccellenza ceramica. Castellamonte ne fa parte a pieno titolo per la sua storia e per la sua tradizione. Ma anziché chiuderci nel locale, pur consci della valorizzazione e delle eccellenze che abbiamo sul territorio, abbiamo sempre deciso di aprire le porte di Castellamonte ai ceramisti provenienti da tutto il mondo tramite la formula del concorso. Questo ha permesso innanzitutto uno scambio culturale con tecniche e realtà differenti di ogni parte d'Italia e del mondo, e una bella commistione di scambi tra ceramisti locali e ceramisti di fuori Castellamonte, e in più ha incrementato anche fisicamente il possesso di un parco artistico castellamontese, perché le prime 3 opere giudicate vincitrici del concorso
da regolamento sono rimaste di proprietà del comune di Castellamonte, che quindi può fregiarsi di opere provenienti da tutto il mondo che sono andate negli anni incrementandosi. C'era un obiettivo al quale si voleva arrivare nel corso del tempo? Cioè un'evoluzione che ha subito la mostra della ceramica che doveva arrivare ad un apice? O era su una crescita comunque fatta di anno in anno nel presente? Sì, la nostra idea era di far crescere l'evento di anno in anno, accompagnando in questa prima fase in cui abbiamo puntato molto sulle eccellenze artistiche, uno spazio commerciale dedicato all'artigianato. La ceramica è infatti materiale che può essere utilizzato per mille scopi. I ceramisti spesso sono sia artisti che artigiani e realizzano sia opere d'arte che oggetti che possono essere di uso comune. Saremmo andati nei prossimi anni a esprimere tutte le potenzialità di questo materiale e tutte le eccellenze che lavorano sul territorio, seguendo l'esempio di Faenza, che è la città ceramica italiana per eccellenza, e noi dobbiamo sempre seguire gli esempi virtuosi. A questo proposito segnalo infatti che l'evento di maggior richiamo che si svolge ogni due anni a Faenza, al Gillà, quest'anno non sarà fatto come era nelle nostre idee per la mostra della ceramica, non sarà fatto canonicamente, ma sarà svolto con un nome diverso, in maniera diversa, ma nello stesso periodo. Quindi la direzione seguita era la stessa. Il nostro obiettivo era, al termine dei 5 anni, costruire una rete che offrisse al turista un panorama completo sulle opportunità della lavorazione della ceramica, dall'artigianato all'arte. Bello. E un altro progetto è anche il Museo della Ceramica. Sì, comunque è sempre in tema. È assolutamente inerente. Abbiamo, come amministrazione, siamo riusciti a ricavare un finanziamento di 500.000 euro e, dietro presentazione di un progetto per realizzare finalmente un museo permanente della ceramica. Abbiamo scelto come spazio da dedicare al museo Palazzo Botton, che è Palazzo dei Conti Botton, un palazzo settecentesco, già sede del comune di Castellamonte nei decenni passati, e oggi utilizzato quasi esclusivamente per la mostra della ceramica e per la presentazione del Carnevale Storico di Castellamonte. La nostra intenzione era di trasformarlo definitivamente nel Museo della Ceramica, realizzando una sezione permanente di opere in ceramica di cui avrebbero fatto parte a pieno titolo, tra l'altro, le opere vincitrici dei concorsi internazionali degli anni passati. E quindi, se al piano superiore ci sarebbe stata la collezione permanente di terra di Castellamonte, il piano inferiore invece sarebbe stato uno spazio dinamico a disposizione di mostre che si sarebbero succedute, e anche, perché no, almeno nelle intenzioni di questa amministrazione, uno spazio a disposizione per laboratori, visite degli studenti del nostro liceo artistico, e quindi uno spazio che univa la didattica all'esposizione di mostre in continuazione. Vero è che le amministrazioni passano, ma quel finanziamento resta, e quindi chiunque prenderà le redini del comune di Castellamonte potrà e dovrà, a mio avviso, portare avanti questo progetto. Certo, sì, sicuramente un progetto avviato che sarebbe assurdo lasciar cadere, quindi al di là dell'esito delle prossime elezioni. E anche la mostra della ceramica, questa è la sospensione di un anno, però non è assolutamente un tornare indietro, ma la mostra della ceramica è lì in attesa della nuova edizione, quindi di poter festeggiare i 60 anni. Assolutamente vero, la mostra della ceramica è solo rimandata, e qualunque amministrazione arrivi dovrà
creare l'evento del 60° anno. Chiaramente esprimo la mia amarezza per la mancata riuscita dell'edizione di quest'anno, amarezza anche dovuta al fatto che dal 1961 ad oggi la mostra non si era mai interrotta. Parere personale, trovo assurdo che si discuta anche solo, che si possa anche solo discutere della sospensione della mostra della ceramica, anche visti che i finanziamenti che arrivano tutti gli anni e che potrebbero non arrivare più nel caso di sospensione. Credo che si possa parlare a tutti gli effetti di un'opportunità persa quest'anno. Credo che qualunque amministrazione arrivi il prossimo anno debba rivitalizzare la mostra della ceramica e mi auguro in continuità con quanto è successo gli ultimi anni. Certo, sì, senza dubbio, perché comunque è un'eccellenza di Castellamonte che non va assolutamente persa e per la quale lavoravi comunque di cuore, perché io impegnavi, mi ricordo, praticamente le vacanze erano per realizzare la mostra della ceramica. Beh, sì, personalmente ho sempre scandito la mia estate a seconda delle esigenze della mostra della ceramica, ma questo non è una medaglia personale, perché credo e spero che l'abbiano fatto tutti negli anni. Io ho messo il massimo del mio impegno nella gestione dell'evento, nel creare un evento legato alla ceramica e che potesse dare un'offerta turistica completa, legando anche eventi collaterali, coinvolgendo associazioni che svolgevano attività ricreative e anche serali. Sono stato aiutato in questo ovviamente da tantissime persone, dai volontari della mostra agli uffici comunali. Il curatore ha fatto un lavoro veramente alacre in questi anni di progettazione e di confronto con tutte le realtà che si sono affacciate alla mostra della ceramica. Per questo credo che la direzione giusta sia quella di dare continuità. Grazie Claudio Betaz per essere stato con noi e per aver parlato di questo argomento davvero importante per la città di Castellamonte. Grazie a voi. Continuate a seguire Obiettivo News, buon proseguimento di serata.